Io e Gildo ci siamo conosciuti 18 anni fa ed è stato veramente un caso perché io quella sera dovevo uscire con un altro. E a un certo punto ho visto arrivare una Jeep, finestrino abbassato, era marzo, ho visto arrivare questo ragazzo e ho pensato che era bellissimo, cioè aveva la faccia più bella che avevo mai visto e si è fermato vicino alla nostra macchina e si è presentato. Io ho detto piacere Raffaella e lui ha detto piacere Gildo. E io ho riso 20 minuti perché c'aveva un nome veramente buffo. Dopo che l'ho conosciuto, al mattino sono tornata al lavoro e tutti mi chiedevano come era andato l'appuntamento con l'altro. E io sono arrivata e ho detto ho conosciuto un ragazzo bellissimo, c'ha gli occhi pieni di pupille. Sono stati 2 anni talmente belli che me l'ero dimenticati quanto erano belli, perché mi sembravano quasi un sogno e eravamo sempre io più di lui. Io dicevo sempre che lo amavo per due, no? Dove non arrivava il suo amore, arrivava il mio, perché abbiamo un modo diverso di esternare quello che sentiamo e di amare. E lui mi ha cambiato la vita, cioè è stato proprio l'inizio di una nuova vita. Ha tirato fuori delle cose di me che io fino ad allora non avevo tirato fuori. Mi ha fatto diventare migliore. Penso che se dovessi scegliere una sola parola per raccontare la mia storia d'amore con Gildo, sceglierei la parola amore. E probabilmente ci metterei anche la maiuscola davanti. Perché ci sono cose che puoi... L'amore è fatto di sacrificio, è fatto di pazienza e di perdono. Non c'è un limite. Io spesso mi sono chiesta fino a quanto si può sopportare per amore. Quando ami veramente qualcuno, non c'è un limite alla sopportazione, anzi, sei tu che vai incontro a lui. Gildo è l'amore della mia vita, e, cioè ce l'ho tatuata la fede, per sempre.